Kiri tin din din, 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 kiri tin din din. 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 Bocca d'era. Kiri tin din din, kiri tin din din. Kiri tin din din, kiri tin din din. Kiri tin din din, kiri tin din din. Quel coso lungo, no, che entra là, lo vedi, c'è un palazzone che ora ci sta, c'è il coso di noi, che vende la benzina, sì, il distributore del Marianelli, del Marianelli, e lì vedi il palazzone, dove ora ci sta tutti i dottori, tutti, proprio a quel punto lì, c'era Bella Di Mai, c'era Bella Di Mai, solamente che invece di essere sopra, come ora, rimaneva sotto, perché se te vieni di paese, se te vieni viva, bene, se ti vieni di paese, per montata con questo palazzo preso dall'autore bisogna che tu monti una scaletta. Allora questo palazzo, invece di essere lì sopra, era sotto. Era praticamente nell'incavo. Era lì sotto, nella strada normale che c'è Ponte d'Era. Sì, nell'abbassamento di terreno. Sì, perché non era alto così, per indagare. Ma chi ci stava con questo... Bella Di Mai, io. No, ma che gente! Tutte gente operaie, ci stavano 97 famiglie. Erano tutti? Tutti operai. Era un... Ti fai conto di vedere. Questo fai oltre sia un palazzo che ci sia. Era murosi, no? Perché era fatto così. A castello. Sì. Così, rettangolare, lungo. Quando ti montavi... Ma dentro era vuoto? Te montavi questa salicina e quando arrivavi a un certo punto c'era un arco che entravi dentro e c'era tutte le finestre, tutti i terrazzini, hai capito? Perché se entrava lì c'era una stanza, c'era un uomo che si chiamava Nello del Moro, che faceva le seme e lupini, tutto da sé faceva, speciale, vendeva muscoli. Come si chiamava? Lui si chiamava Lello del Moro. Un era mio Masianello. No, Masianello è venuto tanto dopo. Lello del Moro. E allora era che... Perché Nello? Rimanevano qui, al di fuori. E quelli dentro, capito? Io stavo, si entrava dentro, poi c'erano tutti i portoni, si montava le scale. E la mia finestra, la cucina dava dentro. E lì, su questo piazzale... Ci si ruzzava. Una chiostrona! Una chiostra grande, con un pozzo là a fondo. C'era il pozzo? Sì, c'era un pozzo. Che ci si divertiva tutti, eravamo tutti. Io, Pierluigi, il marito della dottora Merdosa. Ho capito che suo marito è morto qualche anno fa. Sì, quando è mio marito, ci ho 2 giorni. Oh, mamma mia. Con lui siamo cresciuti insieme. E ci si giocava. E allora nelle cucine davano, la cucina mi dava su questo piazzale. E invece le camere, la camerina mi dava sul di dietro, proprio dalla mia finestra, vedevo l'era e l'Arno. Sentite lì com'era bella. La fotografia non ce n'è punte, però. E a quel tempo là, di là d'Arno, c'era la Rosina. I bagni. E Oscare, e bagni. Che c'era la parte, attraversava, c'era la spiaggia con tutte... E c'era il Pipi. E il Pipi era il babbo dell'ombretta. Ah, lo chiamavano il Pipi? Chiamavano il Pipi. Perché? C'aveva il carrettino che vendeva le aramelle, dove ci faceva le granite. Le granite. Ma quelli che sono andati anche alle scuole lì, poi in seguito, Tino. Ceccarelli, ecco chi ho conosciuto. Ecco, Ceccarelli, io. No. Ceccarelli c'era dopo. Loro lo mettevano anche sopra, qui, al ponte. Facevano le granite, eh? Sì, le granite, buone, ci mettevano mia l'acqua, e lì erano, a quel tempo là, ad Orbimbetta io non usavano le sostituzioni.
ha capito? No. E allora di lì si vedeva Narno e Nera. Era lì su quel che ti raccontai, si metteva la sera, si montava sta scalini, questo scalini, si metteva a sedere lì e si cantava, perché a quel tempo là c'era Renai, c'erano tutte le barche che arrivavano l'arena, c'era la Regia, la chiamavano la Regia, e il fratello di Elmo che è morto ora e poi. Che poi ci tornò lei, col suo fratello lo chiamavano la Regia. Questa Regia, lui e il suo babbo erano nanni e tiravano su l'arena. E quando arrivavano alla sera le mettevano a riva queste barche legate. Beh. E allora lì noi si spariva a destra e chissà chi è, che si vedeva nell'estate queste barche con questa luna che ci risplendeva e si andava, ci si divertiva, capito? E ci credo. Tante cose. Perché lì era tutto diverso. Che canzoni cantavi? C'era Macelli. Che canzoni? Si cantava questa canzone, più che altro perché ci ispirava. Ci ispirava la luna con le barche, ci ispirava Venezia con le gondole. Sì. La fantasia non mancava. Poi andiamo sempre a cantare. Si cantava sempre. La spensieratezza della gioventù era quella lì. È stato là lì, è stato l'unico, perché mi vuole andare via del cervello, lo sempre nella mente, è stato l'unico periodo fino a che non è cominciata la guerra. Quando poi è cominciata la guerra, è cominciata la tessera, a farti la fame la sera, le regole, via, quando te dormivi, le regole, quando te dormivi che suonava la sirena veniva tu scappati per via dei bombardamenti, si scappava tutto come peore da tutte le parti, vedevi correggete nell'estate, nell'inverno col cappotto si scappava, facevi a tempo, tutto un tratto poi risuonava la sirena, c'è stata l'arma, si andava in casa, a volte facevi a tempo, risuonava e via. Una vita, bimba, la guerra, io non l'auguro a nessuno, finché non ci fu il bombardamento. Col bombardamento, a me con la guerra, quel Mussolini mi ha rovinato la vita, perché io, quando è avuto il bombardamento, avevo 14, cominciò la guerra, che non ero bimbetta, avevo 12 anni, 13. A poi prima venisse il bombardamento, passò qualche anno, avevo 15 anni, e qui eravamo a tessera, ma qui in Pontedera il mio babbo, facevano un po' di torta, un po' di castagnaccio, non si sa cosa c'era e dentro. E tuo babbo? No, qui nelle botteghe, in Pontedera, c'era chi faceva il ghiaupino, la torta, il castagnaccio, che sa cosa c'era dentro, ma si faceva le file. Per via, ma la mela alla peggio che cosa si dava? Col bombardamento e da via, tutto finito, non si davano mia niente a nessuno, la fame, la disperazione, una né casa né tetto. Ma ha rovinato la gioventù, avevo 15 anni, ma 15 anni, sai? Ti cominciano i primi amori, le prime simpatie. La vita. Con tutto. Io c'avevo un bel ragazzino che mi garbava, primo amore proprio. Che non era mia memoria. Io mi ricordo, allora chiamavano in su e in giù per Pontedera, a fare le giratine in su e in giù per Pontedera, no? Sul corso. Quindi allora, usava già a fare le vasche. Più di ora, perché c'era tante ote. E allora c'erano, ci veniva Giovanottini, le ragazze, in su e giù, questo ragazzo, io ero del 27, lui del 24, mi veniva dietro. Quando io poi pigliavo la via, andavo a casa, che pigliavo la stadina, lui veniva a bicicletta perché l'ho saputo dopo che era il del Romito, perché a quel tempo là che si sapeva del Romito, era tutta campagna. Ma accompagnava, lui con la bicicletta a mano, e si ragionava del più e del meno. Ma io ci ho preso la cotta. Con la guerra sì, ci si sparpagliò, non si è più niente di lui, non si è più niente di me, e pianti. Ma ha troncato tutti i sogni, tutta la vita. E poi dopo con le conseguenze della guerra, la disoccupazione, il male, tante cose. Ma ha rovinato la vita. E questo ragazzo lo rividi dopo il bombardamento, dopo che si rientrò. Senti, che ormai lui sarà anche sposato. Perché mi ricordo, gli avevo un'altolina per andare a far militare, no? Quando ero, aveva l'età, li chiamavano per far premilitare. E lui mi ricordo, non ci scaldano queste cose in genere. No. Mi ricordo e mi disse, guarda, io dice, insomma, non ti voglio legare per niente, io voglio che vada a militare, però se mi aspetti, quando ritorno si può... Lui se la presta si vede come un impegno. Quando lo rincontrai, per caso, io
a vedere se avviso. Io ti davo una spiegazione a te, a me non ce la spiegami niente. E mi raccontò che un giorno, nell'este per la strada, cominciò, venne abuso, venne l'allarme, lui scappò in una capanna, e in una capannina fatta di frate. Nel frattempo scappò la gente, e lì ci scappò una ragazzina, e nella ragazzina, nella sistema, la paura. Fecero, sa fecero, lei rimase incinta e toccò sposarla. Ecco perché dissi, ma io non c'era mio impegno di niente. Però non ci ha fatto male, poverino. Aveva ciampato male perché questa beveva, poi dopo morì. Insomma, io poi morì alcolizzata. Sì, gli venne la ossa. La cirrosi. Un perdono all'alcol, E io incontrai poi il mio marito, mi ci innamorai per l'amor di Dio. Però ecco, tutti i miei sogni furono franti con la guerra, patimento, senza acqua. Mamma mia. Ma raccontami di questa bella di Mike, interessante. Sì, te l'ho detto com'era, questo... Questo arco, Mike, entravi dentro. Presa, com'era fatta? Raccontamela. Era fatta rettangolare. Sì, ma la struttura com'era? Entravi... Raccontami quando entravi dentro, che vedevi? Guarda, quando si entrava dentro e vedevi questo piazzale grande, questo pozzo laggiù in fondo, e poi tutti i portoni che montavi le scale per andare così, tutti così, giro, tutte finestre. Era una grande chiostra all'interno. Chiostra, tutte finestre, primo, secondo e terzo piano, più a terreno, primo piano, secondo piano e terzo piano. Ah sì? 97 famiglie. Se te lo Kiri tin din din, kiri tin din din, kiri tin din din, kiri tin din din, kiri tin din din.